Per commentare con il tecnico biancazzurro, buonasera Baldini, questa partita che l'ha costretta a fare un po' come a Rimini qualche mese fa, sì, cambio immediato. Abbiamo fatto un'altra partita, rispetto a Rimini abbiamo giocato una buonissima gara. Buonissima gara con un avversario tosto, però ce la siamo giocati a viso aperto fino alla fine, abbiamo cercato di ottenere il massimo. Abbiamo fatto questo risultato, lo accettiamo, siamo contenti, soprattutto di come abbiamo approcciato mentalmente, anche se bisogna sempre migliorarci, lo sappiamo, perché poi il calcio è fatto di episodi, bastava che un episodio andasse a favore loro, per noi sarebbe stata poi un altro tipo di partita, però ce la siamo giocata, dai. Guardiamola un po' allora questa partita nel primo tempo. Pescara aveva preso bene campo, poi lei si è arrabbiata a un certo punto con Squizzato lì perché ha gettato la pettorina e ha preso l'ovazione di tutto lo stadio. Ma al di là di quell'aspetto, perché il cambio dal punto di vista strettamente tecnico? Perché lui è un giocatore di un'altra categoria, ma non lo dico perché l'ho sostituito, l'ho sostituito anche a Rimini. Lui è un ragazzo che non è in Serie A perché dentro di sé non ha ancora la convinzione di essere un giocatore della Serie A, perché se lui avesse questa convinzione farebbe sempre la differenza, perché lui ci ha fatto vincere anche tante partite Squizzato, perché è un ragazzo molto intelligente, sa tenere il campo, è un ragazzo che tutti gli allenatori vorrebbero, però c'è dei momenti in cui questa fame, questa voglia viene meno, e lì secondo me c'è la filosofia del Pescara, che è una filosofia di vita, non è una filosofia del calcio. Si gioca fino alla morte, si gioca fino alla morte, perché se tu hai quasi 800 persone che vengono, te lo devi mettere in testa prima della partita, che si gioca per loro, ma non per fare ruffiano, perché il Pescara sono loro, perché il Pescara è fatto di gente che fa i sacrifici per venire qua, e io non ammetto la superficialità. Quindi si muore, perdiamo, diamo la mano agli avversari, ma non... perché lui, essendo palla libera, non mi può fare un retropassaggio. Palla libera, io voglio sempre la palla in avanti. Se tu mi fai un retropassaggio, vuol dire che non hai le idee chiare, e allora vuol dire che ho sbagliato io a metterti in campo. Anche perché da quell'azione lì è nato un break di qualche minuto favorevole all'Arezzo. Io lo guardavo, dicevo ai ragazzi in panchina, guardate il cartellone, eravamo al 16esimo, ci siamo ripresi la palla in metà campo di loro, quasi al 19esimo. Per chiudere l'argomento Squizzato, perdonato per il gesto che ha gettato la pettorina. Ci mancherebbe, è un ragazzo d'oro, un ragazzo che gli voglio bene, un ragazzo che è incommiabile. E poi ci sta che c'è questi atteggiamenti da vivo, che uno che viene da una grande squadra come può essere l'Inter, e l'esempio che ha sempre avuto di quelli bravi che si incazzano, buttano la panchina, ma ha sbagliato allenatore. Quando c'è altri allenatori lo può fare, con me non lo fa, perché per me è come un figlio, e quindi se un figlio non ha rispetto delle regole, perché entrava Tungiof, non entrava Baldini Mattia, che vuol dire il mister ha fatto giocare suo figlio, no, entrava Tungiof e lui deve avere rispetto. Faccio l'ultima considerazione io prima di una domanda da studio. Numero di occasioni alla mano, è stato bravissimo Plizzari nel finale, ne ha avute sicuramente di più l'Arezzo. Cosa è mancato al Pescara per costruire quelle palle gol che nell'ultimo periodo ha sempre costruito con continuità? Niente, sono degli episodi, bisogna essere bravi a concretizzare di più, a giocare, a fare determinate giocate che bisogna cercare di mettere a fuoco, e da domani li metteremo a fuoco. Però il Pescara sta facendo un percorso straordinario, quindi non posso mettermi a cercare il pelo nell'uovo, dobbiamo solo lavorare per migliorarci. Studio, una domanda che giro io a Baldini e salutiamo il tecnico biancazzurro. Massimo. Allora, la premessa è doverosa, il punto per me è straordinario contro un'ottima squadra per come si è giocato, non benissimo eufemisticamente. Perché oggi il Pescara non è riuscito a pressare come ha fatto solitamente in tutte le altre partite? Allora, chiede Massimo da studio, innanzitutto dice che è un punto d'oro, ma perché il Pescara non è riuscito a pressare come aveva fatto invece assiduamente nelle partite precedenti? Perché l'Arezzo è una squadra forte, perché l'Arezzo è una squadra che non sta a guardarti, come abbassi un attimo il ritmo, e anche loro giocano per vincere, non è una squadra che sta a speculare, quindi c'è anche la bravura degli avversari.